Come si chiama sempre, così lui pensa? Daniele Roccon. Di dov'è? Io sono di Venezia. Ho letto il libro di Sergio Taucher. Che si chiama? Che si chiama il libro? Allora, come? Allora, 5 Sabonis, sì. Non si dice. Sì. 4 Čosić e qua. Sì. Che è croato? Qua siamo proprio cementati, i due più grandi, probabilmente i più grandi giocatori europei di tutti i tempi, qua siamo in una botte di ferro. Allora, se vogliamo mettere il quintetto come alla piccola, io penso che oltre a Praia Dalipavic o Kukoč, o Kukoč o Praia, numero 2 o Kukoč, numero 2 io metterei questo punto, per non pensare che siamo come, però è americano, perché qui pensavo a Galis. Beh, grande Nico Galis, sì, però lui è americano, allora non lo prendo in considerazione, è greco di passaporto. È vero. Per cui a questo punto forse o Kičanović. Kičanović, che è serbo? Sì. Ok. O Kičanović. Mi aiuti di nome, che ho un vuoto. Kičanović di nome? Dragan. Come play mettiamo Dragan solo perché non c'è più? Drazen Petrovic? No? Non la vedo. Mettiamolo. Non la vedo convinta. Un altro. Drazen è un grandissimo giocatore, ma. Sì, ma è diventato mito. Uno. È diventato mito anche perché ma non c'è no, più. Era grandissimo, lui segnava quando voleva. Sai, a me raccontano aneddoti quando si giocava il trofeo delle Repubbliche in Jugoslavia a livello cadetti, lui aveva le mani quadrate, lui si è fatto il tiro solamente quegli anni, lui a livello cadetti ha vinto per acclamazione un titolo di MVP segnando 4 punti nella finale. Sergio invece 4. Il suo esiste? Non tirava mai, semplicemente però distribuiva assist, penetrazioni. Esiste il suo palazzetto preferito? Uno nel mondo e uno in Europa, proprio dove si emozionerebbe se avessimo raccontato questa storia lì. Ci sono stati tanti pochi, non ho più capito di essere, vediamo un po'. NBA mai? No. Poco. Mai. Europa, quello che la emoziona di più? Palla d'Ozza a Bologna. No, beh. Io sono stato a Zagato.